Ve lo dico, non facevo un video così dai tempi di Pinnacoli Pendenti verrà distrutta, Omega distruggerà la mappa, quindi in ogni caso, penso che sia un importantissimo video sia da condividere, sia da lasciare un mi piace e da iscriversi. Ma a voi la scelta. Prima di tutto, io sono Octi di Pura Fibra Italiana e in questo video parleremo di una nuova teoria che sta emergendo con le ultime cose che stanno succedendo su Fortnite. Le vedremo tutte, dalla prima all'ultima, tutte le cose che sono successe ultimamente, chiaramente alcune più in fretta perché chiaramente le conoscono tutti, altre più veloci, ma veramente questo video è assurdo. Quindi senza ulteriori indugi andiamo subito al video. Un sacco di cose stanno succedendo ultimamente su Fortnite e queste cose veramente sono così tante che adesso dovremmo fare un attimo un recap di tutto quello che sta succedendo in modo da non perderci neanche una cosa. Da prima dei fulmini hanno colpito la mappa di Fortnite ripetutamente in un punto esatto, ossia un punto sull'alto di una delle montagne della zona desertica, diciamo, della mappa di Fortnite. Dopo un po' è comparso un enorme cubo viola con un sacco di cose strane di cui parleremo in seguito. Spostandoci invece più a nord nella mappa, vediamo che il tempio di Tomato è comparso nella zona in cui prima c'era Tomato Town. Inoltre nello shop è ritornato il nostro caro Tomato Skin, però questa volta con un'aggiunta diversa in più. Per spiegare tutti questi avvenimenti però è necessario fare un velocissimo ripasso di ciò che è successo nel passato nel mondo di Fortnite. Come sappiamo, nella stagione 4 di Fortnite Battle Royale si sa che il visitatore ha fatto partire un razzo che ha portato alla creazione dell'enorme e gigantesca crepa nel cielo, ma oltre a questo ha fatto un sacco di casini spazio-temporali. Infatti un sacco di elementi della mappa, tra cui la testa del tomato, per esempio l'insegna del negozio di Rita & Row, per esempio il Durburger, sono spariti dal proprio mondo e sono andati a teletrasportarsi in altre dimensioni o in altri posti della mappa. Per esempio sappiamo che il Durburger, dopo essere trasportato nel mondo reale, ossia la nostra dimensione, poi si è riteletrasportato con l'inizio della stagione 5 all'interno della mappa di Fortnite. Contemporaneamente altri elementi dell'epoca moderna sono entrati a far parte del mondo di Fortnite, come i golf car che ci permettono di muoverci per tutta la mappa, ma non è l'unica cosa che è stata teletrasportata. Infatti, se sono state teletrasportate cose dell'epoca moderna, sono anche state teletrasportate cose dell'epoca passata. Questo lo vediamo dalle statue Moai, quelle dell'isola di Pasqua, mi sembra si chiamino Moai, non sono sicuro, così come anche il villaggio vichingo che è stato completamente teletrasportato, diciamo, sulla mappa di Fortnite sopra una montagna. Questo ci fa capire che questi rift, come li chiamo io, come vengono chiamati comunque, sono dei portali spazio-temporali che permettono ai vari oggetti di essere risucchiati all'interno di questi rift e di essere riteletrasportati in altre zone, sia dello spazio che del tempo. Ma cosa c'entra tutto questo con il cubo? Cosa c'entra tutto questo con il Tempio Tomato? Adesso ve lo spiego. Di tutte le cose che sono state teletrasportate, tutte sono ricomparse in altre zone della mappa. Il Durburger è capitato più a nord, nei pressi di Parco Pacifico. L'insegna di Rita & Row è comparsa sempre più a nord, diciamo sopra rapide rischiose. Tuttavia l'unica cosa che non è comparsa da nessuna parte è la testa di Tomato. Perché? Perché lei è stata rimandata nel passato, in un'epoca di primitivi. Questo ce lo confermano varie cose, ma adesso vi spiego la teoria e vi renderete conto che effettivamente ha senso, che effettivamente questa cosa ci sta. Non so se avete mai visto i film di Ritorno al Futuro, però si dice sempre che quando una persona va a interagire con gli eventi del passato cambia il corso poi del futuro. Quindi se io adesso tornassi indietro nel passato, diciamo all'epoca di quando YouTube era appena nato, e aprissi un canale e facessi video che magari faceva FaVJ al tempo, ora nel futuro, cioè nel momento adesso, io potrei essere il nuovo FaVJ, cioè avrei completamente cambiato la linea temporale. È questo ciò che ha fatto il nostro caro amico Tomato. Tomato, dopo essere tornato indietro nel tempo, per colpa del Rift che ha, diciamo, risucchiato sia la testa del suo negozio che probabilmente lui stesso, non si sa come, ma probabilmente ha risucchiato anche se stesso, è tornato indietro nel tempo, all'epoca dei primitivi. Questo ha fatto sì che questi primitivi lo venerassero come un dio, perché se voi veniste teletrasportati da oggi, dall'epoca moderna, in un'epoca passata,
e sapeste come ricreare delle tecnologie moderne, chiaramente gli antichi vi guarderebbero come dei dii, ma di diverse categorie. E proprio per questo, il nostro caro Tomato probabilmente ha insegnato agli antichi qualcosa che li ha fatti stupire veramente un sacco, per esempio probabilmente la ricetta della pizza. E questo ha fatto sì che Tomato fosse visto appunto come un dio, e quindi gli costruissero veramente un tempio solo per lui, una città solo per lui. Proprio per questo fatto, essendo che gli hanno costruito un tempio dopo che lui è venuto dall'epoca moderna in quella passata e è stato considerato come un dio, una volta che gli hanno costruito il tempio apposta, il flusso temporale è cambiato e quindi Tomato Town è come se non fosse mai esistita, è stata completamente cancellata dal nostro presente, come se non ci fosse mai stata, perché appunto da quando c'è questo dio che ha insegnato agli antichi probabilmente come fare la pizza, loro gli hanno costruito il tempio e quindi nel futuro questo tempio è rimasto, chiaramente rovinato, ma è rimasto. Quindi anche il Tomato che è tornato grazie al tempio è un Tomato antico, o comunque è un Tomato venerato, infatti come vedete ha la corona, perché? Perché è venerato dagli antichi. Oppure c'è un'altra teoria parallela a questa che dice che in realtà Tomato Town, prima di diventare Tomato Town, era questo tempio Tomato. C'era un tempio, appunto, di questa testa di pomodoro e da questo poi la città ha preso il nome, da questo suo, diciamo, possessore precedente, la città ha preso il nome di Tomato Town, in nome del vecchio tempio, che ora, grazie ai Rift, è tornato, diciamo, al suo posto originale. E questo veramente ha senso anche nella realtà, perché se ci pensate, i luoghi reali prendono il nome in base al passato. Per esempio, le Filippine si chiamano così perché erano le isole del re Filippo di Spagna. Quindi questo ci fa capire che poi la teoria del fatto che Tempio Tomato in futuro fosse diventata appunto Tomato Town ha senso, che poi se ci pensate qualsiasi nome è stato ritradotto dall'inglese all'italiano tramite Tomato Town. Sarà una coincidenza? Potevano benissimo tradurlo in paesino pomodoro, non c'era nessun problema, e invece l'hanno tenuto Tomato Town. Ricapitolando quindi, Tomato è stato teletrasportato dall'epoca moderna a quella passata, lì ha insegnato ai primitivi delle tecnologie, probabilmente la pizza, gli ha insegnato le forchette, i coltelli, i cucchiai, e questi qua l'hanno venerato come un dio, infatti gli hanno fatto la corona con cui lui poi è ritornato nell'epoca presente insieme al tempio che gli è stato costruito da questi antichi. Tiki tiki. Ehi tu, se il video ti sta piacendo, considera l'idea di iscriverti a questo canale. Ma ricorda di attivare anche la campanella così da non perderti altri video come questo qui. È semplicissimo e a te non costa proprio niente. Scusami se ti ho disturbato e adesso ti lascio al video. Ciao! Insomma, è proprio un furbetto questo Tomato, ha ottenuto un tempio, è stato venerato da tutti e non solo, ha creato una vera e propria setta di Tomato come lui. Infatti, come vediamo in questa immagine, si vede benissimo come delle persone stanno vestite da Tomato, stanno diciamo costringendo un tipo vestito da Durburger, quindi diciamo la fazione opposta a quella della pizza, a quella del Tomato, lo stanno costringendo a mettersi anche lui la testolina da Tomato, quindi lo stanno convertendo. Cosa significa questo? Che probabilmente magari in futuro avremo qualche evento a tema conversione dove ci saranno due squadre, quella dei Durburger e quella dei Tomato, che si affronteranno? Può essere. O magari qualche evento appunto particolare per qualche festa particolare? Questo ancora non si sa, ma ora andiamo direttamente al cubo. In questo video non c'è abbastanza spazio per farvi vedere direttamente tutte le iterazioni col cubo, adesso ve ne parlerò velocemente. Dove i fulmini hanno colpito ripetutamente, dopo qualche giorno è comparso un cubo enorme. Questo cubo enorme è pericolosissimo perché se vi avvicinate vi sputa via e se cadete male morite e venite appunto, c'è scritto, ucciso da numerini strani che cambiano, è il nome del cubo diciamo. Questo cubo è particolare, in un futuro video, probabilmente nel video di domani, ne parlerò e farò vedere proprio un gameplay dove ci vado, ci interagisco in vari modi, provo a fare di tutto con questo cubo. Però ve ne parlo un po'. Che cosa c'entra all'interno di tutta la storia? Chiaramente questo cubo non è un artefatto dei giorni nostri, anzi è un artefatto molto probabilmente proveniente dal futuro. E lo capiamo dai simboli, che sono simboli avanzati. Questo cubo ha una tecnologia molto avanzata che permette a se stesso di difendersi automaticamente da tutti coloro che gli si avvicinano. Quindi è una tecnologia aliena, un po' del futuro. Boh ragazzi, non so più che altro dirvi, secondo me questa teoria è veramente valida, è veramente veritiera, secondo me tutte le informazioni che ho detto qua hanno senso e vorrei proprio sentire la vostra, quindi ricordatevi di commentare con quello che ne pensate appunto voi di tutta questa teoria, se ha senso e che cosa porterà tutto questo. Nel video di domani parleremo del cubo, quindi non perdetelo assolutamente, come oggi ore 15, ciao!
Anche oggi ringraziamo la pura più bella Nestron qua, grazie mille se vi siete iscritti, siamo già in 166.000 e cresciamo sempre di più. Commentate con quello che ne pensate voi di questa teoria in modo che riusciamo tutti insieme a elaborare magari qualche elemento in più. Probabilmente potrei essermi dimenticato qualcosina o magari no. Provate a scrivere voi quello che pensate voi che succederà o altri collegamenti che magari conoscete. Lasciate un piace e condividete questo video con i vostri amici perché sarete comunque alcuni tra i primi a saperlo. Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!